Bentornati nel canale e in questo video andremo a vedere il primo setup di Grafana. Faremo un'installazione veloce tramite Docker sullo stesso Raspberry dove gira OpenHub, anche se poi Grafana lo sposteremo sul Raspberry dove sta girando attualmente l'OpenHub 2 che poi formatterò. Facciamo questo piccolo setup di Grafana per verificare in maniera un pochino più agevole l'andamento dei dati storici scritti su InfluxDB. E poi verificare successivamente anche la gestione della storicizzazione tramite retention policy e continuous query che dobbiamo ancora creare. Prima di procedere a questo setup, andiamo però a verificare che InfluxDB stia scrivendo correttamente nelle tabelle che aggregano valori di più item. Durante l'ultimo video ci eravamo lasciati con gli item che scrivevano, item diversi che dovevano scrivere nella stessa tabella. Quindi adesso è passato qualche giorno, andiamo a vedere se effettivamente la cosa è avvenuta. Utilizzeremo poi queste tabelle come base di visualizzazione su Grafana. Partiamo quindi dal nostro portainer dove abbiamo i nostri container Docker, tra cui InfluxDB. Ci colleghiamo come al solito e andiamo a vedere le tabelle create. Ok, come vedete non ci sono più le tabelle relative agli item, ma ci sono le tabelle aggregatore, perché abbiamo configurato su OpenHub gli item che vadano a scrivere in funzione del tipo di informazione che gestiscono. Vanno a scrivere in una certa tabella. In questo modo avremo tutti i sensori di temperatura e umidità che scriveranno nella tabella ambiente e tutti gli switch di luce che scriveranno nella tabella luce. In questo modo, nel caso avessimo 20-25 sensori e altrettanti switch, continueremo ad avere sempre solo due tabelle. Non avremo invece una tabella per item come avevamo nella versione precedente. In questo modo è un pochino più comodo tenere ordinato il database e comunque è possibile visualizzare i dati singoli. Infatti, se andiamo a fare una select, ad esempio dalla tabella ambiente, prendiamo gli ultimi valori, gli ultimi 20 valori, vedete che abbiamo i valori dei singoli item specificati nella colonna item. Quindi, se vogliamo vedere il valore di un particolare item, possiamo filtrare sulla colonna item e lo otteniamo. Poi abbiamo una colonna che è il tipo di misura, quindi temperatura e umidità. Abbiamo il piano della casa e la stanza. Quindi abbiamo tutte le informazioni che ci permettono di visualizzare in maniera dettagliata e puntuale i dati dei singoli item, oppure in maniera aggregata i dati ad esempio di una stanza o di un piano di casa. Tutto questo nella stessa tabella. Quindi se io volessi vedere ad esempio tutti i valori di temperatura della casa, prendo la mia query ed effettuo un filtro utilizzando where misura uguale temperatura. In questo modo ottengo solo temperatura. Possiamo fare la stessa cosa quindi per item, per piano e per stanza. Questi nomi colonne, chiamati principalmente tag su OpenHub, sono stati configurati proprio nelle proprietà, nei metadata dell'item su OpenHub. Quindi sono a nostro piacere, possiamo crearne quanti ne vogliamo. Stessa cosa abbiamo ovviamente per la tabella luce, anche se adesso ho solo un interruttore, quindi c'è poco da filtrare. Quindi la verifica è andata a buon fine, nel senso che InfluxDB viene popolato correttamente da OpenHub. Andiamo adesso ad installare Grafana tramite Docker. Quindi andiamo a cercarci l'immagine sul Docker Hub, clicchiamo Grafana e troviamo l'immagine ufficiale. Quindi il nome dell'immagine è Grafana Grafana e prima andiamo a leggere se ci viene detto di creare qualche volume particolare. Andiamo a vedere sull'installazione. Direi che non c'è niente, quindi possiamo andare sul nostro portainer e andiamo a crearci un container che chiamiamo Grafana. Pubblichiamo la porta 3000 che è quella di default di Grafana. Mettiamo il solito restart policy always e al momento facciamo deploy e attendiamo lo scaricamento dell'immagine. Ecco che il container è stato creato. È in running. Andiamo subito a fare una verifica se la porta 3000 ci risponde. Ok, ecco la pagina di login di Grafana.
Le credenziali di default di prima installazione sono admin, admin, come username e password. La prima volta ci viene chiesto di creare una nuova password. Ne metto una mia e siamo sulla home page di Grafana. Quindi per adesso andiamo a creare un data source, che vuol dire appuntamento al database. Scegliamo InfluxDB come database. Nell'URL mettiamo l'indirizzo IP del nostro Raspberry, porta 8086, che è quella di InfluxDB. Poi andiamo a dirgli che vogliamo collegarci al database OpenHub, utente e password di InfluxDB. Facciamo un test. Ok, sembra che tutto funzioni. A questo punto possiamo creare una dashboard. Quindi andiamo subito a verificare che vediamo le tabelle. Perfetto, quindi mettiamo ambiente. Vedete, questi sono tutti i punti dove abbiamo tutti i dati che abbiamo visto prima. Allora togliamo la media, togliamo il group by. A questo punto, per dare una visualizzazione che abbia senso, dobbiamo almeno filtrare su un tipo di item. Quindi possiamo mettere misura, temperatura. Ovviamente qui sono mischiate, adesso abbiamo solo un sensore di temperatura e quindi vediamo la temperatura del bagno. Ovviamente poi dovremmo andare a fare o delle aggregazioni per vedere dei dati aggregati, tipo tutte le temperature di un certo piano e vediamo la media, oppure possiamo vedere il valore del singolo item. Quindi facendo where item e scegliamo, in questo caso ne ho uno solo. Scegliamo questo, ovviamente la visualizzazione è la stessa perché ho un solo item. Volendo, per renderla un pochino più carina e meno spigolosa, possiamo usare le trasformazioni. Di solito uso la media mobile, vedete come si addolcisce un po' la linea. Comunque questo ci serviva solo per verificare che effettivamente InfluxDB sta memorizzando correttamente i dati. Non dovremmo andare oltre le 24 ore perché abbiamo la retention policy che ci cancella i dati. Quindi se io guardo gli ultimi due giorni, come vedete, si ferma più o meno a metà. Questa perché è la retention policy che sta lavorando. Al momento non ho ancora creato una continuous query e quindi i dati più vecchi di un giorno li sto perdendo. Andiamo a completare questo grafico. Allora mettiamo le 24 ore, che è l'arco temporale che possiamo vedere, e possiamo andare ad aggiungere ad esempio anche il valore di umidità e andiamo a filtrare misura umidità, tanto anche in questo caso abbiamo un solo valore di umidità. Come vedete però ci sfasa un pochino il grafico perché ha dei valori totalmente su una scala diversa rispetto a quelli della temperatura. Quindi vediamo se, intanto diamo i nomi alle serie, li vediamo qui come leggenda e possiamo selezionarli sia come colore che per farli apparire in maniera singola. Poi vediamo se riusciamo a personalizzare le scale, quindi dovremmo riuscire a dire a umidità, che ha una scala diversa, di andare sull'asse destro. Come vedete ho messo l'umidità sull'asse destro, mi va in scala sul percento, sul valore percentuale dell'umidità, mentre a sinistra ho il valore di temperatura. Non mi piace neanche tanto che la scala sia autoadatti, quindi io metterei un minimo e un massimo per gli assi. Left, unit, possiamo specificargli che è una temperatura, gradi Celsius, ok. Scala lineare, il minimo mettiamo, essendo una temperatura interna, possiamo mettere minimo 10 e massimo 50. In previsione del caldo estivo. Decimali mettiamo 1 e label scriviamo temp, gradi centigradi. Il destro lo mettiamo, dovrebbe esserci anche il tipo percentuale, che ah no, c'è proprio umidità. Scala lineare, qui facciamo 0, 100. Decimale 0, tanto una percentuale che, se non sbaglio, di default non ha i valori in virgola, e qui mettiamo h per 100. Ok, già il nostro grafico è un pochino più carino. Come vedete la temperatura del bagno è abbastanza lineare, perché la temperatura delle stanze interne non avrà mai delle grandissime variazioni. Per vederla un pochino più nel dettaglio dovremmo cambiare un po' gli assi, tipo mettere da 15 a 25.
però no, torniamo pure 10-50. Quando poi ne avremo più di una potremo vedere le altre stanze in paragone. Ok, a questo punto possiamo salvare questo pannello. Facciamo apply. Edit, devo cambiargli il titolo, quindi ambiente. Ecco che ce l'abbiamo qua. Quindi man mano possiamo comporci la nostra dashboard come più ci piace. Nel prossimo video andiamo a vedere come creare la continuous query su InfluxDB, anzi come crearla l'abbiamo già visto in un video precedente, l'andremo a applicare al nostro contesto in modo tale che i dati storici che al momento stiamo perdendo, quindi quelli oltre le 24 ore, vengano aggregati e scritti su una retention policy maggiore. E poi utilizzeremo Grafana anche per vedere la scrittura di questi dati. Quindi creeremo un altro pannello in cui metteremo il grafico dei dati aggregati. Oltre a questo, poi andremo a vedere come OpenHub ci permetta di visualizzare dei grafici storici, degli item, utilizzando un motore di persistenza che gestisce lui di default senza eventualmente utilizzare InfluxDB se qualcuno non avesse voglia di gestirlo, avrebbe comunque la possibilità di vedere l'andamento storico degli item.